Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere, quest'oggi siamo tra i vigneti, precisamente siamo a Castino. Teoricamente dovrebbe ancora essere nelle Langhe, se non sbaglio, perché questo weekend si svolgerà il campionato italiano di e-bike. Infatti, come potete vedere, sotto il mio culetto non c'è la Mega Tower, ma c'è una Bullet elettrica. Una nuova esperienza sia per me che per Filo. Siamo super gasati. Oggi giornata di prove, ci stiamo dirigendo verso PS1. Ci saranno in totale 5 PS, giusto? E domani, domenica, ci sarà la gara. Sono ufficialmente partite le prove di questa tappa del campionato italiano 2023 di e-bike. Partiamo subito con PS1, partenza molto pedalata, non si sta veramente in piedi, il terreno è veramente viscido, stra pericoloso, anche perché in alcuni punti ho fatto anche dei jolly. L'interno, arriviamo nella parte centrale un po' più tecnica e in fondo di nuovo pedalato full gas. Siamo in partenza di PS2, partenza abbastanza easy perché comunque non c'è nulla di che, abbastanza scorrevole, diversi tornanti, non stretti ma abbastanza ben percorrevoli. Poi ci si mette in una parte invece più pedalata, con un pezzo anche in salita, con gruvette abbastanza strette e scivolose e passaggi sopra rocce. Ci sono diversi saltini molto molto divertenti, alcuni scalciano un pochetto, altri invece davvero spettacolari, per poi arrivare in questo canalone finale tutto dritto, rocce smosse, veramente pericoloso perché si va davvero forte. Ah ok, in salita. E come finale super curva stretta a sinistra con un rilancio in salita e poi c'è il finish finalmente. È l'ora di PS3, già in partenza mi spavento un pochetto perché parte in salita, questa è speciale, io non sono abituato, arrivando dal mondo dell'enduro muscolare, quindi circa un minuto e mezzo di pedalato in salita, curvette molto belle, abbastanza scivolose ma comunque abbiamo un buon grip. Poi ci mettiamo in una parte invece un po' più flow, comunque abbastanza scorrevole ma da spingere molto molto forte sui pedali perché la bici è 25 stacca. Verso la parte centrale inizia a essere abbastanza tecnico il trail, curvette sempre più strette, più scivolose, passaggi impegnativi e poi si arriva nella parte finale che è più scivolosa perché lì vicino passa un fiume, bisogna fare molta attenzione in quel punto e poi si arriva finalmente un pratone e qua ci sarà il photo finish. La prima parte di PS4 è veramente scivolosa dopo le piogge di questi giorni, non si sta veramente in piedi, questi passaggi in salita nel bagnato mi hanno messo sicuramente a dura prova. Porca vacca, oh qua è saponetta, guardate come slitta la ruota. Man mano che si scende il terreno cambia, diventa sempre più asciutto, iniziano ad esserci molte sponde super belle e quindi mi sono anche divertito molto di più, per poi finire la PS con questo strappetto di pedalato. PS5 è veramente discesistica, già in partenza ci sono dei passaggi veramente importanti, la partenza super incazzata, tante curve sempre sfondate però molto scivolose che metteranno a dura prova tutti i rider, quasi tutte le curve sono da anticipare altrimenti si va a stringere troppo e poi sul finale c'è questo passaggio alto veramente impegnativo perché si va davvero forti ed è difficile rimanere alti sulla sinistra per fare il passaggio e poi siamo subito arrivati sull'asfalto. Eccoci qua ragazzi, prove terminate, è stato abbastanza impegnativo, comunque nonostante avessimo l'elettrica, impegnativo, tu cosa dici? Lo sta. Comunque ragazzi, trail veramente belli, un po' scivolosi, speriamo che stanotte non piova perché altrimenti domani è impegnativo. Ora torniamo a casa a lavare la bicicletta e a sistemare il tutto e ci vediamo direttamente domani in gara. Ragazzi, dovete partire, in bocca al lupo. Ciao. E andiamo con i prossimi. Siamo già arrivati su PS1. Thank you.
PS1 conclusa, molto tosta, forse più tosta di ieri perché mi ha detto che questa notte ha piovuto, quindi per terra c'era un fango assurdo, tra l'altro ho sbagliato una curvetta, piena di fango, non sono riuscito a girare la bicicletta e sono finito dritto sulla sponda, ho perso abbastanza lì, però sotto sono riuscito a spingere abbastanza bene nel pedalato, tutto sommato sono contento, tanto è solo la prima, quindi la prendo come riscaldamento e ora si apre il gas nelle prossime. Cima di PS2, carico? Carichissimo. Merda! No! No! Sì. E anche PS2 si è conclusa, molto molto lunga, molto impegnativa, tanta pedalata, non me lo ricordavo così da ieri, comunque è andato tutto molto bene, i pezzi in discesa li ho fatti stra a fuoco, quindi sono molto contento, invece mi sono impappinato un po' nei pezzi in salita perché non sono tanto abituato a fare salite con l'elettrica, quindi per me era molto difficile, però comunque me la sono portata a casa discretamente. Più tardi vedremo le classifiche. Minchia! Mamma mia, che rischio!
E anche PS3 si è conclusa. Partiamo subito dal fattaccio che è successo verso la fine, che stavo praticamente rischiando la vita perché c'era questo drittone super veloce. Ho detto lo faccio in piena perché ogni tanto mi dimentico che ho un e-bike sotto il sedere con i suoi 23 kg. E quindi sono entrato proprio a manetta, il terreno era bagnato, ho faticato a fare la staccata, poi c'era una curva a sinistra e poi subito a destra con le pietre, non so se avete visto, e mi sono visto davvero male, però sono riuscito a tenerla. Mentre la prima parte all'inizio, subito partenza in salita, molto dura, cioè fatico molto in salita, non sono abituato. Poi secondo me conta tanto anche il motore che hai sotto la bicicletta. Ora comunque mi sto dirigendo verso il CO e poi si riparte per la 4 e la 5. Posso andare? Che ore ce l'hai? 52. 52. Vai. Grazie. Ti ha segnato il minuto di ritardo però. Per cosa? Perché sei entrato adesso. Lo so, 52. Mi avete segnato il ritardo? Sì. Ma era 52? Sono parlato qua, erano 52. Passati 52. No, era 52. Era 52 e 30. Abbiamo l'orologio lì. Ma l'orologio è quello che fa vedere, è quello ufficiale. Scusa, posso chiedere una cosa? È vero che sono entrato a 52 io mentre qua? Ormai ok, guardato anche l'orologio, perché io avevo l'orologio, sono entrato a 52, sono andato là, ho caricato, ho messo a caricare la batteria, sono andato indietro e lì era 53.30. Ma infatti la penalità la becchi anche per questo, perché non è... Per sei cosa? Ritornato... Aspetta, io sono entrato a 52, sono andato lì, ho messo a caricare la bici, sono ritornato perché uno mi ha detto che mi avete messo la penalità e lì c'era scritto 53.15. Ricordiamo. È impossibile che sono entrato, perché io ho guardato l'orologio. Sono in anticipo di un minuto. Sono entrato a 50, io ci ho a 11.52, sono entrato qui a 52, sono andato in là, ho messo a caricare la bici e poi mi ha detto che mi ha messo la penalità, allora sono tornato in qua. E mi ha fatto vedere lui il... era 53.15 circa. Tempo di andare in lato, dietro. Teoricamente sei tornato a 52. Sì, però mi ha messo un minuto di penalità. Ci pensiamo noi. E che fosse in ritardo, cioè, è giusto che la penalità. Se sono giusto... Mentre invece in tre ci abbiamo dato... Dai ragazzi, andate in bocca al lupo. Grazie. Eccoci qua, PS4. Rischio. Oh, no, no. Ah, sono scivolato. Anch'io. Sono scivolato e sera quel fango, non riuscivo più a scivolare. In salita. Eccoci qua, anche PS4 si è conclusa, ci stiamo dirigendo verso l'ultima, che è quella che preferisco, che è molto più discesistica, però c'è anche da dire che sono abbastanza cotto. Se volete venire a fare queste gare dovete sapere che oltre all'abilità e la tecnica in discesa, quindi il manico che avete, secondo me conta tanto anche il motore che uno ha e la batteria, anche la potenza della batteria. Vabbè, se la salita è ripida, ovvio che spinge la bici il boost, ad esempio in PS3, però spinge di meno. Mentre in una salita magari un po' più leggera,
dove superi magari 25, che quindi la batteria si stacca, devi andare tutto di gambe, è una roba disumana, cioè ti sfinisce. S5, ci siamo! Let's go! Gara finita, mi sto dirigendo al palco, ovviamente in boost perché non voglio più faticare. Sono sfinito, infatti nelle ultime due PS ho fatto due errori che costeranno molto caro sulla classifica generale, però è così. Il motore Shimano non mi ha aiutato molto quest'oggi, ho dovuto spingere abbastanza di gambe, sono demolite, non mi reggo più in piedi. Eccoci, eccoci, la fine di questa sofferenza. Questa volta sono in super tempo. Puoi andare. Ok. Finish, bro. Ce la faccio più. Stancante l'ultima. Bene, nonostante qualche piccolo errorino, ho concluso comunque questa gara, la mia prima gara di bike, in quinta posizione assoluta. Sono davvero molto stanco, ho le gambe veramente demolite. Ora un po' di recupero perché martedì si parte per Leogan, per la Coppa del Mondo. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like, un bel commento. Iscrivetevi a questo canale per non perdervi i video di Leogan e delle altre gare. E noi ci si becca. Ciao a tutti.